discutere intorno all'obiettivo 5 dell'Agenda 2030, che è l'obiettivo riferito alla parità di genere, significa pensarlo in un'ottica trasversale legato alle questioni dell'istruzione ma anche del mercato del lavoro, e quindi pensare a un inserimento anche nella contrattazione, soprattutto di secondo livello, di politiche che in qualche modo incentivino la partecipazione femminile al mondo del lavoro. Tenendo in considerazione alcuni aspetti, il primo è certamente un orientamento che hanno le donne disaffezionato rispetto alle materie STEM, che invece entrano tantissimo nelle professioni del futuro, ma anche tenendo conto di quelle che sono le esigenze della donna che ad oggi purtroppo ancora deve farsi carico di un lavoro di cura non retribuito in ambito familiare e che condiziona la partecipazione appunto al mondo del lavoro.